Ed eccoci qua, eccoci ritrovati. Oggi l'argomento è la Champions League e l'avvicinarsi di Tottenham-Milan. Ecco, archiviamo la brutta serata di Firenze, perché tanto sarebbe inutile, ridondante, ci andiamo ad innervosire, a parlare sempre di Fiorentina-Milan. Abbiamo perso, abbiamo perso. Qual è stata la frase che abbiamo usato per giustificare la sconfitta, o che hanno usato, perché io quella frase non l'ho condivisa e ve l'ho detto su Instagram? Avevamo la testa a Londra, benissimo, benissimo. E adesso che vedremo se avevamo la testa a Londra, perché adesso mi aspetto una delle partite perfette. Mi aspetto una partita che rasenti la perfezione, che sia una delle partite migliori della stagione del Milan, quella col Tottenham. Partita che non sarà facile. Ora, a parte quello che mi aspetto io, la partita non sarà facile. Sappiamo benissimo quando affrontiamo un inglese quanto cambi quando vai a giocare in Inghilterra, perché in Italia, bene o male, la statistica ci dice che l'inglese, chi più chi meno, schiaffi in Italia li prendono. Chelsea quest'anno, diciamo, se non era per quell'errore arbitrale, probabilmente avrebbe perso con noi a San Siro. Non lo sapremo mai, perché la partita è stata condizionata e viziata dal rosso di Tomori. Detto questo, anche le altre italiane contro gli inglesi in Italia, diciamo, di solito hanno la meglio. Il problema arriva quando vai lì, perché quando vai lì, quel clima che si crea negli stadi inglesi, quel loro crederci sempre, crederci fino alla fine, noi ne sappiamo qualcosa, no? Ricordate Istanbul 2005, con Liverpool che anche sotto 3-0 non molla la presa, recupera la partita, la porta ai rigori e la vince. E insomma, loro ci credono fino alla fine. Figuriamoci se smettono di crederci su un 1-0 con una gara da disputare in casa. Mi aspetto uno stadio molto caldo. Mi aspetto uno stadio molto caldo, simile forse ad Anfield Road. Ricordiamoci l'anno scorso quanto soffrimmo il primo tempo, che poi paradossalmente vincemmo col primo tempo ad Anfield. Vedemmo proprio il Milan con la paura di giocare la palla. E io spero che di rivedere quel clima, ovvero di rivedere il Tottenham che viene spinto dal proprio pubblico, perché il Tottenham domani qualche difficoltà ce la darà. Ma spero di vedere un Milan diverso, perché lì sei cresciuto, hai fatto la tua esperienza, hai vinto il campionato e adesso sei alla prova del 9, perché devi dimostrare di essere cresciuto da quella partita. Molti dicono, molti capitanati poi da Nesta, andiamo lì e andiamo a giocarcela. Secondo me è sbagliato. Cioè, secondo me non devi andare lì a sprombattuto, attaccare il Tottenham e cercare subito il gol. Poi se arriva tanto meglio, eh. Ma Conte ha un punto debole nella sua carriera. Lui soffre le squadre che si chiudono. Ne soffre molto. Lui ha bisogno delle squadre che gli lasciano un po' di spazio per arginare la manovra e riuscire a imbucare, no? A imbucare l'attaccante, a imbucare l'esterno, il Perisic, il Son. All'andata l'hai fregato così. All'andata non è che il Milan ha fatto il catenaccio, io non sto chiedendo il catenaccio. Il Milan all'andata è stato ordinato, è stato compatto e ha giocato sugli errori del Tottenham. Ha trovato il gol subito, che sicuramente ha aiutato tutta la partita, a dispetto di come l'avesse preparata Conte. Ma non hai fatto una partita dove, diciamo, sei sceso in campo e hai tenuto la palla 90 minuti e a 90 minuti hai provato ad attaccare. No, sei sceso in campo con rispetto dell'avversario, sapendo che l'avversario poteva segnare da un momento all'altro perché ha tante individualità importanti, e approfittando sicuramente dell'essere andato subito in vantaggio, hai gestito con grande compattezza quel vantaggio e hai vinto e portato a casa la partita. Secondo me devi fare la stessa identica partita, perché Conte soffre le squadre che gli giocano contro così. E non è solo la partita d'andata, ad esempio, il derby che vincemmo contro Conte fu vinto in questo modo, col Milan che sfruttava le ripartenze. Quindi domani saranno importantissimi Leao e Diaz. E non bisogna, attenzione, solo giocare di contropiede. Bisogna lasciare che il gioco lo faccia il Tottenham, che non vuol dire essere presi a pallonate. Vuol dire che il Tottenham deve scoprirsi. Ecco, basta che tirarseli addosso. Nel momento in cui loro fanno quel mezzo errore, lì devi essere bravo però, e devi essere cinico, cosa che ci sta mancando in questa stagione, per buttare la palla in porta, e a quel punto ti metti su una situazione completamente diversa. Consapevole però, hai un vantaggio questa volta nel fare questo tipo di partita, perché sei consapevole del fatto che tu parti con un gol di vantaggio rispetto a loro. E quindi
Finché loro non te ne fanno uno, tu sei comunque in vantaggio anche con lo 0-0. E capiamoci bene, non sto dicendo che devi scendere in campo per lo 0-0. Sto dicendo che devi replicare quello che hai fatto all'andata, ottimizzare quello che hai fatto all'andata, conoscendo i limiti finora dimostrati. Poi se la partita sarà una partita anomala, non lo so, però quello che finora si è visto sono i limiti di Antonio Conte. Ragazzi, guardiamoci negli occhi. Andare ai quarti di finale sarebbe molto molto importante, sarebbe anche un upgrade rispetto alla scorsa stagione, molto più importante che andare solo agli ottavi, perché la scorsa stagione partivi da ultimo dei gironi, adesso sei partito da primo della fascia, avevi un po' quasi l'obbligo di essere agli ottavi, eri campione in carica. Quindi andare ai quarti è il vero upgrade, porta delle risorse economiche al club che non guastano mai, ma a noi interessa il campo in questo momento. Poi va nell'urna, negli otto, se ti va bene, se peschi bene, sia mai che ti ritrovi a giocarti una semifinale, è un attimo. È un attimo. Il Milan non è favorito per vincere la Champions, è inutile che ci raccontiamo stronzate. Ma in una stagione anomala, dove neanche il Napoli inizio anno era favorito per vincere la Serie A, neanche l'Arsenal era favorito per vincere la Premier League, con un pizzico di fortuna potrebbe succedere di tutto. Però le stagioni cambiano quando c'è quella partita che ti dà la fiducia giusta, che può essere quella di domani, ma non pensiamo di aver già passato il turno. Però se passi il turno può essere quel click per la stagione, anche perché, ragazzi miei, dalla Coppa Italia hai fallito. Campionato, sei lì a giocarti il quarto posto e diciamocelo chiaramente, è un mezzo fallimento perché eri campione in carica e ti aspettavi quantomeno, no, io non dico di vincerlo, ma di lottare per lo scudetto. Non ci hai lottato, perché per me lottare per lo scudetto vuol dire essere lì fino a quantomeno ad aprile, e ti è rimasta la Champions. La Supercoppa l'hai pure persa, quindi ti è rimasta la Champions e la devi giocare al massimo delle tue possibilità, credendoci fino in fondo, nonostante tu non sia per niente favorito, dove magari nell'urna delle 8 sei la sesta, settima scelta, sei forse la squadra che tutti vorrebbero pescare, ma inizia ad arrivarci nell'urna delle 8 e poi il discorso cambia, poi il discorso cambia e si creano, come dicevo, delle situazioni che possono far diventare le stagioni storiche. Ripeto, non sto dicendo che vinciamo la Champions, capiamoci bene. Ma che ci devi credere? Quello sì, sempre. Siamo il Milan e dobbiamo scendere sempre in campo per vincere qualsiasi competizione noi disputiamo. Ragazzi, noi ci vediamo dopo la partita, sempre con pagelle, post partite, analisi, eccetera. Io vi ringrazio per il sostegno che state dando al canale. Lasciate un commento con la vostra opinione su come si deve giocare la partita col Tottenham, sulle sensazioni che avete e quant'altro. Seguitemi sui social, vi lascio tutti i link di Instagram, di Twitter in descrizione. Lasciate un mi piace al video, condividetelo e iscrivetevi al canale perché è fondamentale. Io vi saluto con un bel e convintissimo Forza Milan!